Conviene acquistare una società esistente? E nel caso, come si fa? A seconda che sia in mainland o in free zone e a seconda della free zone in cui la società è costituita, tempi, costi e procedure, come di consueto, variano. Impossibile menzionarle o analizzarle tutte in questa sede. Ci sono però delle considerazioni generali a cui ci si può attenere. Prendiamo ad esempio la free zone di Fujairah, questa volta Creative City, per vedere qual è la procedura di cambio società. E nel corso di questa analisi vedremo anche se conviene o meno acquistare una società esistente. La compravendita di una società equivale a una cessione di quote societarie, quindi al cambio di azionista, di shareholder, ed eventualmente anche al cambio di amministratore, il director. Io infatti posso acquisire delle quote societarie, ma lasciare l'amministratore esistente, oppure posso anche dare incarico ad una persona diversa, piuttosto che a me stesso, di essere il nuovo amministratore. I costi variano in base al numero di visti eventuali legati alla società, ma siamo nell'ordine dei 1.000-2.000 dollari al momento. Una volta consegnati tutti i documenti ed effettuato il pagamento, il cambio mediamente viene fatto in un tempo assimilabile a quello dell'emissione di una nuova società. Quindi se io vado ad acquisire una società esistente, non sto risparmiando in genere in termini di tempo, non faccio prima perché più o meno equivale alla costituzione di una nuova società. Chiaro è che se devo fare un contratto e ho bisogno di un nome di una società, posso utilizzare una società esistente per dire la società ABC firma quel contratto e nel frattempo mi attivo per fare il trasferimento di quote, ma il nome ce l'ho già. A fronte della relativa semplicità con cui poter fare questo tipo di cambio, si consideri anche che le società negli Emirati Arabi hanno un costo di licenza annuale. Quindi, primo, tendenzialmente chi non utilizza una società la chiude, non la mantiene attiva continuando a mantenere un costo, ad avere un costo annuale. Quindi è già di per sé più difficile trovare una società già costituita in vendita. E bisogna poi fare attenzione a non acquistare una società sotto scadenza, o perlomeno bisogna essere consapevoli che sia sotto scadenza, perché altrimenti io l'acquisto e dopo pochi giorni, poche settimane, pochi mesi mi ritrovo a dover ripagare la licenza annuale. E in più, se poi magari devo cambiare categoria commerciale piuttosto che il nome, sarò soggetto ad altri costi per poter apportare queste modifiche. Fare sempre un'accurata due diligence, cioè un controllo, un'indagine di quello che è il pregresso della società. Fare attenzione che non ci siano assegni in circolazione, denunce in atto o qualsiasi tipo di problematica che poi ricadrà sul nuovo amministratore o sulla nuova proprietà, potenzialmente. È sempre bene magari farsi seguire da un legale o da un consulente per verificare tutti questi aspetti prima di procedere con l'acquisto della società esistente. Acquistare una società senza aver fatto un'indagine preliminare equivale a fare un acquisto a scatola chiusa, quindi io mi prendo il pacco completo, compresi eventuali problemi. Per maggiori informazioni, come di consueto, vi riporto nella descrizione i nostri contatti. Ma salama!